Carissimi amici, eccomi alla fine di questa giornata di lavoro che mi ha visto in diretta fino alle 18. Volevo raccontarvi, mentre mi sposto in macchina, un aneddoto di tanti anni fa, perché poi nella radio sono divertenti anche i vari retroscena, soprattutto le cose così che succedono dietro le quinte. In realtà questa cosa che vi racconto non è successa dietro le quinte, perché è andata in onda. Chiaramente, fosse stata una intervista registrata, l'avrei sicuramente rimaneggiata o addirittura tagliata quasi del tutto, ma la sfortuna ha voluto che fossi in diretta. Intervistai, erano gli anni tra il 2000 e il 2010, adesso non ricordo bene, un produttore di olio siciliano. Non si capiva una parola di quello che diceva, ma ormai ero in onda, che dovevo fare, quindi ogni tanto intervenivo con qualche domanda, anche se non sapevo cosa mi aveva risposto alle domande precedenti. Capivo solo ogni tanto l'olio, perché parlava di olio, almeno l'argomento lo sapevo. Ogni tanto intervenivo con certamente. Beh, grosso modo l'intervista si svolgeva così. Allora, siamo collegati con un produttore di olio in Sicilia. Buongiorno, com'è la produzione dell'olio nella vostra azienda? Certo, senta, la produzione è aumentata rispetto all'anno precedente. Ma quali sono i progetti per il futuro per la vostra azienda? Insomma, una situazione che è andata avanti per 5 minuti abbondanti. Io non sapevo più se ridere, se rimanere serio, se interrompere il collegamento, però ormai l'avevamo iniziato. Può essere che qualcuno in Sicilia abbia capito qualcosa, e io credo che nel resto dell'Italia pochi abbiano capito, io per primo. Però, ecco, devo dire, è una situazione di quelle che si vengono a creare a volte in diretta, e si sa, questa è una delle situazioni in cui si dice il bello della diretta, e lì non puoi tagliare, perché ormai sta in ballo, è the show must go on. E va bene, l'appuntamento per quanto mi riguarda in Rai in diretta, sperando che non succedano cose simili, è per domani dalle 12 alle 15. Vi aspetto, buona serata!